Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Sta soffocando. Padre, prega. Uscite. Andatevene. Immondi spiriti di terrore e oscurità, uscite. Legione dannata, Satana, Lucifero, uscite. Andatevene. Noi vi bandiamo e vi scacciamo nel nome della Vergine Maria, Madre di Cristo, il Figlio del Dio vivente nel quale ci muoviamo ed esistiamo, che vive in noi e regna in noi supremo. Legione, noi vi scacciamo dal nulla e dall'oscurità donde siete venuti. Esci, demonio! Esci, Lucifero! Esci, Satana! Via! Via in nome dello Spirito Santo! Maria, Madre di Gesù, libera costei dalla trappola del maligno e dalla peste immonda. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Beh, adesso dorme. Le serve riposo. Appena sarà possibile la manderò a casa. Lasciamola riprendere. Credevo che fosse richiesta la presenza di un medico. Io sono un medico. È stata vista da uno psichiatra? Sì. E com'è andata? Non risponde a nessun tipo di trattamento. È sotto antidepressivi? No. È incinta, non può. Quindi non ha mai ricevuto cure mediche? Sì. L'ho sempre seguita io. Non era preoccupato per la sua salute prima? Certo che lo ero. Come sopravviverà il bambino a tutto questo? In realtà è molto difficile prevedere quali saranno le conseguenze. Lei ha mai perso un paziente? Sì. Sì, è capitato una volta. Aveva 15 anni, era un ragazzo e alla fine si è suicidato. Io ho avuto per mesi una forte depressione. Ho cominciato a dubitare di quello in cui credevo. E mi sentivo sconfitto dal demonio. Non è il caso che la ragazza riveda uno psichiatra. Non sei ancora convinto? Oh, signore, è stata stuprata dal padre, sta interiorizzando il senso di colpa. Ah. Sta interiorizzando. Ah, sì. Ma questo ancora non spiega tutto, giusto? Non spiega come mai all'improvviso ha iniziato a parlare in inglese. È un adolescente, avrà sentito migliaia di canzoni in inglese alla radio. Come spieghi questi chiodi? Poteva averli ingoiati in precedenza. Per nuocere al bambino, è chiaro che non lo vuole. Ah. Come spieghi la voce dentro di lei? Non era una voce umana, quella? Devi stare attento, Michael. Perché? Scegliere di non credere nel diavolo non ti proteggerà da lui.